Allora, mentre i bambini, come vi ho fatto vedere, stanno guardando Biancaneve, adesso poi vado anche io, vi faccio vedere che qui ho messo sul passato di verdura per Pia e qui invece ci sono le pentole dell'acqua per pranzo che volevo fare una bella carbonara. Allora, mi si è staccata già un'unghia, tanto per aggiornarvi, e a Giorgia 3, adesso poi andiamo a riattaccare. Ieri, no, adesso sono andata a scaricare l'asciugatrice, devo piegare dei panni, attaccarne un'altra, e ho iniziato a mettere già la roba nella lavatrice perché sta andando anche la lavastoviglie e fino a che lei non ha finito non posso far andare le altre cose se non salta la luce. Troppe cose attaccate, anzi devo ricordarmi di andare a staccare il freezer di sotto. Perché tanto poi alla fine ho fatto stare tutto qui, quindi è uno spreco di energia. Adesso dovrei andare a fare la spesa. Volevo andare sabato, visto che comunque Maurizio poi è a casa, cioè arriva presto. Però in realtà non so, se aspettare, andare poi magari la prossima settimana e far prendere a lui piano piano quel che serve, oppure se andare io. Però se vado io, diciamo che l'Eurospin hanno dei prezzi un po' più ragionevoli. Lui lì dove va il Conad, l'unica cosa che gli farò prendere è l'acqua, visto che tanto la dobbiamo comprare, almeno prendiamo quella nuova. Perché volevamo andare, ho tenuto le bottiglie di plastica, no? E ho detto, vabbè, andiamo a prendere l'acqua nella casetta, no? Così anche io posso andare, perché è proprio qua vicino, 10 minuti, 15 minuti. Potevo fare una scappata, no? E invece hanno chiuso le casette dell'acqua. E quindi bisogna comprarla per forza. Speriamo di trovarla, perché qua anche lì, se vado io, vedo quello che c'è, se non c'è qualcosa, so come cosa prendere, come arrangiarmi. Invece magari Maurizio dice, poi questo qua magari a Silvia non va bene, quindi poverino anche lui. Perciò adesso penso che andrò sabato o domenica, adesso vedo un attimo. Mi dispiace andare nel fine settimana, ma Maurizio cioè è a casa solo sabato e la domenica, quindi vediamo un po'. Comunque adesso vado a piegare i panni e a rimettermi quest'unghia. Per i bambini, per merenda, ho fatto la cioccolata calda al gusto di cocco. Io non assaggio neanche se mi paga. Allora, in pratica adesso ho messo un po' in ordine di lenzuola, ho fatto degli spostamenti, dopo ve li faccio vedere. Adesso c'è il pranzo su, metà l'hanno preparato Manuele e Giorgia, io sono venuta a finire. Qui c'è la pappa per Pia. Lì c'è gli gnocchi per Gabriele, qui c'è i nostri fusilli e qua c'è il condimento per la nostra pasta, ricotta e speck. E niente, adesso mangiamo e poi dopo vi faccio vedere gli spostamenti. Allora, in pratica vi faccio vedere lì, se vi ricordate, c'era questo mobile che l'avevo spostato, l'avevo messo là, adesso l'ho rispostato e l'ho messo qua e sopra ci ho messo quella che era lì sotto. Qua ci sono i panni da piegare. Là ho messo l'appennino per le giacche. Là ho levato tutta la roba, ho pulito, adesso vado a
rimetterla a posto. Mamma, ma questa giacca prima non c'era. Ma sì che c'è. No. Qui, cioè vabbè, lì ci sono le scritture di Giana, bisogna dare il bianco. Devo pulire gli stipiti perché sono veramente sporchissimi, non lo so. E poi qua ci sono lì due borse di documenti da mettere a posto e lì due borse di calze da accoppiare. E Molte poi calze. qui, lì devo rimettere su la porta dell'armadio che si è rotta. E qui c'è la roba da stirare e piegare, e lì anche. Qui c'è da mettere a posto, insomma. Quindi adesso vado a fare Per questo. merenda. Ho il singhiozzo. Vado a fare dei cannoli di pasta sfoglia ripieni di marmellata alla ciliegia col glutine. Quindi ho acceso il forno a 200 gradi. E lo lasciamo scaldare. Intanto io preparo i cannoli, appunto. In pratica bisogna tagliare la pasta sfoglia. Adesso vi faccio vedere come. Adesso, dopo che l'abbiamo tagliato così in 6 e vengono, vedete, dei rettangoli. Dobbiamo prendere ogni rettangolo e da una parte, adesso poi dopo vi prendo e vi faccio vedere. Se la smettessi anche questo singhiozzo, sarebbe. Finita questa, poi andiamo in creativa per vedere come me la cavo, ok? No. Cioè, finita la missione delle 10 partite. Diciamo che il mio posto è misero, ma sul tavolo ci sono i bambini che stanno finendo i compiti. Ah, le mancano ancora, dobbiamo farne due e poi possiamo Ok. andare in creativa. Uno l'ho fatto, vi faccio vedere, vedete? Ho fatto tutte delle righettine sotto e ne ho lasciato praticamente 3/4 liscio, che dove andremo a mettere il ripieno andremo a chiudere, e l'altro quarto ci ho fatto le striscioline che poi andremo a mettere sopra. Tutte le striscioline, prendiamo la marmellata. Noi l'abbiamo presa di ciliegie perché tanto Gabriele non può mangiarli perché sono col glutine, e non può mangiare la marmellata di ciliegie perché è allergico alle ciliegie. Il canale dove ho visto questa ricetta le faceva con la Nutella, ma siccome noi l'abbiamo finita e la dobbiamo comprare, la facciamo con la marmellata, tanto Vanno bene lo stesso. appunto. Ok, praticamente dobbiamo fare una strisciolina così dalla parte liscia che abbiamo lasciato. Poi andiamo a prendere, chiudiamo fino all'inizio delle strisce e schiacciamo un po'. E poi tiriamo su le striscioline che abbiamo fatto. Così. E quindi deve venire questo. Ok? Andiamo a fare così per tutti quanti.
il piano occupato del forno, la piastra, diciamo, li appoggio sopra la teglia per fare i muffin. Tanta pezzetta. Oh, ma pericoloso. No, ancora non li devo infornare. Grazie. Come la mamma, la ricetta si è spenta. Ok, adesso le andiamo a spennellare con un po' di latte. Adesso andiamo a cospargere con un po' di zucchero. Io userò quello di canna, ma secondo me sarebbero anche buonissime con qualche goccia di cioccolato. Adesso magari c'è. Io 2 goccioline, così, ma proprio così, sì. In quella che mangeranno gli altri bambini gliele vanno a mettere per renderlo più goloso e per finire queste gocce di cioccolato. Ok, e basta, adesso le inforniamo per 20-25 minuti, ci vediamo quando sono pronte. Allora, i cannolini sono pronti e le gocce di cioccolato si sono sciolte un pochettino, ma non troppo, e questi qua invece sono mio e di Sabrina. Ovviamente sono sempre in ritardo, vabbè. Ho mandato la lista delle cose da comprare a Maurizio, quindi ci sarà un piccolissimo svuota la spesa Conad. Nel frattempo devo muovermi a preparare la cena. Faremo delle bistecche di pollo così alla piastra e poi adesso vado a tagliare qui dentro peperoni e patate per fare una sorta tipo di peperonata con patate. E quindi vabbè, mi devo muovere e la sala non l'ho ancora messa a posto, lo farò dopo cena, siccome la sera sono sempre piena di energia, non so perché al mattino vorrei rimanere nel letto, invece alla sera sono piena di energia e lo vado a fare dopo, ma adesso mi muovo. Allora, qui c'è quello che ho preparato, praticamente avevo 4 peperoni gialli, 4 peperoni rossi, ne ho messi solo 2, ho aggiunto delle zucchine che poi Sabrina andrà a non mangiare e leverà, però così vedete com'è bello colorato, mi piace un sacco, quindi ci sono patate, zucchine, peperoni gialli, peperoni rossi. E basta, adesso aspetto che arriva mio marito, intanto scarico e ricarico la lavastoviglie perché sono rimasta un po' indietro con i piatti da lavare, e così quando arriva poi vi faccio vedere questa benedetta spesa, chissà se mi piace un sacco che adesso la spesa la faccia lui, perché magari prende delle cose nuove, delle cose che io non avrei preso, cioè non so come spiegarvi, è bello, mi piace. Che parla sempre solo io con la mia testa, vedere anche quello che magari piace a lui e interessa a lui. Certo, dopo 20 anni insieme dovrei conoscerlo, però sulla spesa magari lui vede un prodotto nuovo, io invece no, quindi
Sto guardando un video di Nicole Gimondo e la sua musica che c'è sotto. Vabbè, adesso vado a scaricare e ricaricare la lavastoviglie e intanto guardo il video. Allora, è arrivato Maurizio con la spesa e ha preso un bel po' di ruba. Vi faccio vedere quello che ha preso. Allora, in tutto ha speso 41,66 euro. Adesso vi faccio vedere. Da un litro. E questo qua è l'olio di oliva extravergine. No, di oliva. Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati, oli di oliva vergini. Vi lascio il prezzo scritto in sovrappiso. Poi ha preso due oli di girasole Conad, ne ha presi due. Poi la passata di pomodoro classica, ne ha prese 4. Poi il latte, questo qui parzialmente scremato, sempre a marchio Conad, ne ha presi 4. Poi questa crema alle nocciole, sempre a marchio Conad, che è senza glutine. Poi il formaggio, questo qui mix di formaggi sempre del Conan, io vi faccio vedere, anche questo qui è senza glutine, quindi già che passa lì prendiamo questo. Poi mi ho fatto prendere delle banane perché ci sono solamente mele e arance. Poi ho preso questo pane, 8 cereali e soia, le nocciole, queste qui sempre marchio Conad da 2,5 euro, poi il pane, questo di grano duro sempre del Conad, il formaggio ve l'ho già fatto vedere, poi qui i formaggini della Parma Reggio al parmigiano reggiano, sono senza glutine però non lo vedevo scritto, senza glutine, così li può mangiare anche il Gabri e Maurizio senza problemi. Poi le mandorle, ho intenzione di fare due ricettine un po' così cioccolatose per i bambini, le pappe per i gatti 4, aspetta, i biscottini per Pia, questi qui a marchio Conad biologici, che sono solubili nel biberone senza olio di palma, in pratica monoporzioni, sono 320 grammi. E poi gli avevo chiesto quelli a marchio Conad perché sono senza glutine, però ha detto che non li ha trovati e ha preso questi qui nodi al latte e bianco, che vi faccio vedere, sono senza glutine, è scritto in rosso, quindi cioè alla fine va bene, l'importante è che sono senza glutine in modo che quando li vado anche a fare li può mangiare anche Gabriele. Allora, quindi ho in mente qualche ricettina, anche che lo scottex, così sono tre rotoli ma sono giganti in confronto agli altri. E quindi ho in mente qualche ricettina carina sia per i bambini che da farvi vedere, che potete fare e, simile a quella, aspetta, simile a quella che vi ho già fatto vedere qualche vlog fa. E poi gli hanno dato, così se a qualcuno interessa, ma al momento non andando a scuola, però gli hanno dato i buoni insieme per la scuola, questi qui per scrittori di classe, e appunto gli hanno dato dal 16 marzo al 10 maggio gli hanno dato questo libro di Geronimo Stilton, SOS spazzatura da salvare, sicuramente bello. Giorgia ha partecipato varie volte a scrittori di classe, quindi sono contenta. E poi vabbè, gli hanno dato perché gli hanno fatto la tessera, visto che adesso andrà sempre lì, e gli hanno dato il coso dei premi. Il libro dei premi. Ecco, va bene. Quindi qua possiamo già prendere un libro, adesso poi gli preparo la cartolina così la prossima volta che va lo prende.
E io mi devo ricordare di lasciarvi i prezzi in sovraimpressione. Adesso ho messo la passata di pomodoro dentro i peperoni. Questa roba, vanno a preparare il tavolo così ceniamo. Io vi saluto già qui e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3.